Due grandi eventi fra Centro Storico ed Arsena, marketing territoriale per potenziare la promozione delle cinque rassegne di eccellenza fra arte, musica e letteratura, cinque interventi opere a carattere strutturale per ampliare o rendere più fruibili i luoghi di cultura. Sono queste in sintesi le principali azioni per Ravenna Capitale Italiana della Cultura 2015 che l'amministrazione comunale ha voluto anticipare ai giornalisti locali in vista della presentazione dell'iniziativa a Roma alla presenza del Ministro per le Attività e i Beni Culturali Dario Franceschini. Con le altre capitali italiane della cultura 2015, ovvero Siena, Lecce, Cagliari e Perugia. Come spiega Alberto Cassani, un'importante erogazione economica per non disperdere lo spirito del dossier Ravenna 2019. Ravenna cercherà di onorare questo titolo di capitale italiana della cultura utilizzando esclusivamente le risorse che ci ha conferito il Ministero nel momento in cui ci ha designati. E cioè il Ministero per i Beni e Attività Culturali e il Turismo ha dato un finanziamento di 1 milione di euro e noi utilizzeremo questo 1 milione di euro sia per promuovere la città, sia per organizzare alcuni eventi, sia soprattutto la maggior parte delle risorse, circa 600.000 euro, per rendere pienamente utilizzabili, funzionali e fruibili alcuni contenitori culturali della città. Nello specifico che cosa accadrà? Nello specifico accadranno tantissime cose, molte sono già state programmate evidentemente dalle realtà culturali della nostra città. Il 2015 è l'anno in cui ci sarà il 750 anniversario della nascita di Dante, quindi molti progetti saranno dedicati al sommo poeta. Lo stesso Ravenna Festival è intitolato a Dante, sarà dedicato a Dante. Ci sarà la quarta edizione di Ravenna Mosaico, il Festival Internazionale del Mosaico. C'è già in corso la mostra Il Bel Paese al Mar, che comunque chiuderà metà dell'anno, a giugno. Ci sarà il 16 luglio, invece appuntamento molto importante per Ravenna, inaugurazione del parco archeologico, prima stazione del parco archeologico di classe. Insomma, ci sono diversi eventi già programmati e poi ci saranno due giornate molto speciali, dense di iniziative, attività, eventi che organizzeremo il 18 luglio nella Darsena di Città e il 12 dicembre a Palazzo Rosso.